abbiamo accennato a Elio Marini, che io ho conosciuto, però ero un po' più piccolo. Io il Popolo Sarawi a Sesto lo ricollego a Sandro Volpe e a Fiorella Bendoni. E ora forse dopo parleremo anche con Sandro, però qui c'è Fiorella e non so, le domande potrebbero essere tante, però come avendole una conoscenza così profonda in una serata così proprio a pelle, la prima cosa che ti viene di testimoniare ora del Popolo Sarawi con la tua esperienza, con tutta questa gente, con qualche calciatore, con il mondo dello sport, insomma, sa, con Pinocchio, te lo ricordi? Ma molto. Ma è che il Popolo Sahrawi non è solo, evidentemente, insomma, in questa città l'attenzione, l'amore per la libertà e per la giustizia di tante persone che a Sesto Fiorentino nell'area metropolitana fiorentina hanno a cuore, insomma, le persone che hanno a cuore i fenomeni come la, scusate, i fenomeni, insomma, una parola sbagliatissima, I valori quali la libertà e l'autodeterminazione delle persone e dei popoli, che purtroppo ancora oggi spesso sono da conquistare, come quello del Popolo Sahrawi. A Sesto Fiorentino abbiamo una lunghissima tradizione, Marco lo diceva prima, è un gemellaggio, il primo in Italia ed in Europa, però come dire, oggi stasera ci fa capire quanto forte sia il legame di una città che ha tanto ha dato per la libertà e la giustizia e che continua a sostenere che questi valori sono valori da tenere presente, da portare avanti e da valorizzare. Insomma, noi vogliamo aiutare anche un popolo lontano che vive nel deserto a conquistare questo diritto, insomma. E una domanda anche personale, il tuo video com'è andato? Ti ha soddisfatto il tuo documentario? I miei documentari? I tuoi documentari, io sapevo di uno solo, quanti ne hai fatti? Ne hanno fatti tre. Vabbè. No, allora, io tengo sempre a precisare che il fatto di essermi improvvisata regista, ovviamente io faccio un altro lavoro nella mia vita, è veramente legato all'amore per la causa di autodeterminazione del Popolo Sahrawi. Davvero abbiamo capito che lo strumento della comunicazione, anche attraverso mostre fotografiche, libri, ma anche documentari, aiuta davvero questo popolo a poter ottenere l'attenzione del mondo. I nostri documentari, insomma, io ne ho fatti tre, ma insomma l'ultimo è quello di La Guerra, il mio paese che scompare. Ha ricevuto tantissimi consensi, è stato proiettato in tanti posti del mondo. Io sono reduce, torno da Atene, ieri lo abbiamo proiettato in quella città, ma insomma, diciamo, lo scopo naturalmente è semplicemente quello di far conoscere la causa del Popolo Sahrawi al mondo. Un'ultima domanda te la vorrei fare su queste straordinarie donne sahrawi, perché cioè, quella forza, ora te lo dirai meglio di me, no, però anche quando c'è stata la parte armata, di come hanno retto l'organizzazione e reggono ancora, credo, l'organizzazione del villaggio, degli aiuti e tutto, insomma, raccontaci te com'è questa donna, grande donna sahrawi. Ma la donna sahrawi è uno straordinario esempio di forza e di dignità che credo possa aiutare anche moltissime donne di altri paesi del mondo ad avere consapevolezza della propria forza. Le donne sahrawi che sono, io lo ricordo sempre perché è bene ricordarlo, sono persone musulmane di religione islamica e quindi noi siamo un po' colpiti dallo stereotipo che ci arriva, insomma, quello di una donna obbligata dai propri uomini a vivere una condizione di sudditanza. Beh, insomma, le donne sahrawi non sono così, loro sono state protagoniste della lotta di liberazione del loro popolo e lo sono ancora oggi. Sono persone forti che ricoprono importantissimi ruoli all'interno della società sahrawi, sono parlamentari, sono medici, sono insegnanti, sono madri, sono figlie, sono quello che le donne devono essere, persone all'interno di una società che hanno un grandissimo ed importantissimo ruolo nella lotta di liberazione del loro popolo. Insomma, abbiamo anche qualche esempio
particolare, come quello di Aminatou Haidar, certo. Che è una donna saharawi che vive nei territori occupati del Sahara occidentale, occupato dal Marocco, e che è stata definita la Gandhi del popolo, e che con straordinaria forza, dopo essere stata torturata, picchiata, imprigionata, continua a sostenere le ragioni del suo popolo con la dignità di un individuo, donna o uomo che esso sia. Insomma. Però io, ecco, a me piace concludere, perché la donna saharawi, a parte i gesti epici o i vertici di eroismo, proprio è normalmente forte, è normalmente nella vita quotidiana. Sì, quindi, sono d'accordo. Grazie. Sono d'accordo, grazie a te Marco.